un pezzo che fa sorridere un po' di più, 120 kg di jazz, però non fa mai smettere di pensare. Forse questo è il brutto vizio di César Brie, far pensare chi guarda sui pezzi. E forse sì, forse anche si paga con un po' di ostracismo, però sì, è giusto far pensare. Il teatro è divertimento, il teatro deve divertire, deve coinvolgere, deve, come dice Brecht, è un intrattenimento, ma deve far pensare, deve far riflettere. E se fa ridere, fa ridere in modo che attraverso la risata si scopra qualcosa e non sia solo l'affermazione dei propri pregiudizi. Quindi non risate grasse, ma risate, diciamo, di scoperta, di stupore, di conoscenza. Questo è un testo che ho scritto in realtà per far sorridere una ragazza. Ero innamorato di una donna che non mi filava nemmeno. E allora li scrivevo ogni giorno e gli ho scritto anche questo racconto per farla ridere. È uno spettacolo comico, sì, deve far ridere, deve divertire. È la storia di un ciccione innamorato di una ragazza che si finge contrabbassista per poterla vedere in una festa, solo che lui non sa suonare il contrabbasso, quindi deve risolvere questo piccolo problema di essere un contrabbassista che non sa suonare. E questa è la storia, poi il resto è da vedere. Fingerò di essere musicista di uno dei gruppi che animerà la festa.